tassazione eccessivamente gravosa sulla casa, tanto da chiamare un po' la casa come bancomat dello Stato, che è un po' anche il tema del convegno di oggi. Però all'orizzonte c'è anche una possibilità di riordino di questa tassazione, che chiaramente non vorrebbe pagare, vuol dire pagare meno, però capire e razionalizzare un po' il discorso tasse. Che cosa ne pensa un'associazione come Fimaa? Guardi, come Fimaa sono anni che diciamo che occorrebbe fare chiarezza e semplificazione sulle tasse della casa. Oggi la casa è un bene eccessivamente colpito perché viene considerato come una semplice proprietà, come un semplice quota di patrimonio, mentre di fatto per l'82% delle persone è un bene essenziale per poter abitare. E quindi gli italiani da sempre si sono sostituiti allo Stato per risolvere il problema delle case, in quanto, e anche situazione di questi ultimi giorni, lo Stato italiano ha lasciato e abbandonato una qualsiasi politica della casa per tantissimi anni, per decenni. Quindi diciamo che l'italiano, al di là della sua propensione all'acquisto della casa, si è trovato anche costretto, in quanto mancante di un elemento sociale e un sostegno da parte dello Stato, si è trovato costretto a diventare proprietario. Adesso si vuol far passare questo proprietario come un benestante. Quindi occorre sicuramente una riduzione generale sull'imposta della casa, una semplificazione sull'imposta della casa, perché oggi i nostri cittadini italiani, sempre parliamo di quell'82%, non hanno certezza di quanta tassa dovranno pagare, quando la dovranno pagare, come si chiamerà questa tassa, esattamente quanto gli inciderà. In un momento poi in cui c'è una visione futura della revisione del catasto, che è sicuramente un processo importante, occorreranno sicuramente molti anni, però viene anche visto, perché è stato passato dai governi precedenti come una interveniamo sul catasto così finalmente tutti potranno pagare le tasse, e quindi è una sorta di paura latente. Bisogna fare chiarezza, le persone devono sapere quanto pagare, devono ritrovare una convenienza nell'investimento dell'immobile, perché una redditività di un immobile, sia commerciale che abitativo, oggi si è abbassata perché il mercato si è abbassato, ma le tasse non si sono abbassate, per cui quello che rimane soltanto un margine ancora più ristretto e ridotto su quella che è la quota di reddito che rimane nelle tasche dei proprietari di immobili che affittano come investimento e che quindi fanno un'azione sociale anche loro. Dall'altra parte gli italiani sono in genere impoveriti e quindi è chiaro che un aumento delle tasse come c'è stato è un ulteriore appesantimento all'impoverimento della loro capacità di sussistenza a volte.